Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questi motori per droni FPV della IMAX. Si tratta degli IMAX Pulsar, se volete acquistarli trovate il link in descrizione insieme ad un elenco di codici sconto. I Pulsar arrivano nel box standard della IMAX. All'interno della confezione troviamo il motore, tre ghiere in plastica, la viteria ed un set di adesivi. Io direi di partire subito da quello che contraddistingue questi motori e che è la vera novità, ovvero i LED integrati. Come notiamo, alla base del motore abbiamo tre LED, che funzionano allo stesso modo dei RaceWire, vale a dire l'intensità del LED aumenta con l'aumentare della potenza che diamo al motore. Con il motore ci vengono fornite anche tre ghiere, una rossa, una blu e una bianca, che servono sia per colorare che per rendere uniforme la luce del LED. Per quanto riguarda le specifiche degli IMAX Pulsar, sono dei 2306 disponibili a 1700 e 2400 kW. La versione a 1700 kW è per batterie 6 celle, mentre quella a 2400 è per batteria 4 celle. A parte i kW, le altre specifiche sono uguali per entrambi i motori. I fili sono in silicone da 20 AVG e sono lunghi 12 cm, abbastanza per usarli con dei 4 in 1 su frame da 5 pollici. L'albero è in acciaio cavo, in modo da garantire una buona resistenza e peso contenuto. La sua altezza dalla base è di 12,5 mm. Sempre nella base notiamo queste piccole sporgenze che servono per non far slittare l'elica. I magneti sono degli N52 curvi e la distanza con lo statore è proprio minima. Su alcuni magneti è applicata questa colla nera che serve per bilanciare il motore e non va assolutamente rimossa. Togliamo la vite e vediamo l'interno del motore. Come abbiamo detto, questi motori sono dei 2306, queste misure sono relative alla larghezza dello statore che è di 23 mm ed alla sua altezza che è di 6 mm. I cuscinetti sono degli ottimi Izo Precision 9x4x4, gli avvolgimenti sono a multifilo. Adesso siamo pronti per il test con il nostro RC Benchmark 1520, per questa prova userò una batteria da 6 celle a 1300 mAh da 100C. Per quanto riguarda le eliche ne ho scelto 3 adatte a diversi tipi di volo. Le JEP RC5040 sono perfette per fare voli mid-range, hanno una buona efficienza e consumi ridotti. All'occorrenza comunque garantiscono buone prestazioni per fare freestyle. Le HQ Prop 5045 sono invece ideali per freestyle, hanno una buona spinta e controllo e sono un ottimo compromesso tra efficienza e prestazioni. Infine le Genfan Hurricane 5149 sono delle eliche specifiche per racing, tra le tre sono quelle che hanno le prestazioni migliori ma anche consumi più elevati e meno efficienza. In conclusione possiamo dire che questi IMAX Pulsar hanno prestazioni in linea con quelle dei motori di fascia medio-alta. In generale la qualità di costruzione dei componenti è buona, abbiamo l'albero in acciaio cavo, magneti N52 e cuscinetti Izo. I LED sulla base sono una simpatica aggiunta e sono indicati per chi vuole dare un po' di colore alla propria build. Vanno bene anche per chi ha esigenze di volare in condizioni di scarsa luce e vuole vedere il proprio modello. Questo tipo di LED sono ideali per chi non ha molta dimestichezza con i collegamenti e le configurazioni, in quanto sono già inclusi nel motore e non dobbiamo fare nulla a parte scegliere la ghiera per dare il colore alla luce. Per contro, questi LED non possono essere configurati in nessun modo su Betaflight e non possiamo associarne nessuno stato di volo o altra funzione. Quindi se avete esigenze particolari dovete montare dei LED tradizionali, se invece vi accontentate di avere una luce semplice vanno bene questi. Questa era la mia recensione degli IMAX Pulsar, se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.